E rieccoci, come promesso ragazzi, siamo usciti dalla Coppa, siamo nella stessa mattinata, Poi questo video di campionato chiaramente arriverà un po' dopo, arriverà magari domani sul canale, non ne metto due di fila perché sennò mi si impappina tutto il download della connessione, devo andare piano a mettere i video, un po' per volta. Abbiamo la settima giornata, siamo a meno 2 dal girone d'andata, stiamo arrivando da un'uscita di coppa, vabbè, pazienza, è andata male, cosa ci dobbiamo fare? Nulla. Però adesso andiamo a incontrare una squadra che, insomma, è da tenere sott'occhio perché loro stanno viaggiando bene, andiamo a vedere in Svizzera, quindi guardiamoci la classifica. Sono lì, sono a 6 punti, quindi se la giocheranno contro di noi. Allora, vorrei vedere però la Coppa Italia come è andata avanti, perché è giusto guardare anche la Coppa Italia. Sapete che il campionato italiano, essendo italiano, mi conforta sempre, no? Anche se non mi piace più di come una volta. Comunque, vabbè, abbiamo la Roma vittoriosa sull'Ascoli, la Sampdoria vittoriosa sul Verona, abbiamo il Parma che vince 5-2 sul Sassuolo, penso che sia il totale nel derby. Intanto facciamo anche gli auguri al Sassuolo di pronta risalita in Serie A, che mi sono simpatici quelli del Sassuolo. Lecce schiantato dall'Atalanta. Quindi il prossimo turno leggiamo quali saranno, le partite saranno, vedete la righetta verde sono quelle che sono passate, no? Ci va poco a capirlo. Roma-Sampdoria, poi ci sarà Parma, se non vado errato sì, Parma-Atalanta, Fiorentina-Benevento, il Cagliari eliminato dall'Udinese, se la vedrà Udinese-Juventus, Inter-Empoli, Bologna-Palermo, Napoli, Torino, wow, Genoa, Milan, oh, bella anche questa. Bene, bene, detto questo, ragazzi, è giusto farvi vedere anche questo. E quindi niente, andiamo subito a farci le formazioni. Ci facciamo subito le formazioni, poi guarderemo le maglie. Allora, direi di tornare al nostro classico 4-3-1-2 con questi due attaccanti davanti e lasciare tutto com'è. Io lascerei tutto com'è, non toccherei nulla, anzi questo qui forse, vabbè, possiamo provare così, possiamo provare così. Mettiamo dentro i più pom. Non capisco perché con le frecce non mi sale, forse la patch che impedisce a Becker, ma io proverei questo Kostadinovic, non ha mai giocato, poverino. Questo no, ma questo assolutamente deve giocare. Questo lo mettiamo, guardate, al posto di Marchesano, cos'è? Il più esterno sinistro, quindi proviamo a farlo giocare qua, dai, abbassiamo un po' Kondé. Questo però è più sinistro, Però non mi può giocare in mediano, sì, potrebbe, però non mi fido. È più pompato quello lì, quindi in difesa questi due, vediamo Metz, ma Metz è più centrale difensivo perché me lo metti lì, questo è più terzino destro, ma come li mette sti giocatori sto gioco? Ma come vuole lui? A cazzo li mette. Camberi anche lui, non abbiamo terzini sinistri? Vediamo chi è più veloce tra Camberi e beh, ho già visto, ho già capito. Allora mettiamo Guerrero, mettiamo lui e facciamo fare il CLD e boh, allarghiamo questo, formazione chiaramente d'attacco. Ragazzi, vi disturbo se vado a bere solo un goccio d'acqua, mi dovete scusare, lo so che non mi potete rispondere, non c'è bisogno che prendete per il culo. Arrivo. Sono quasi da psichiatria io. Arrivo, arrivo.
Eccomi ragazzi, ok, dai. Vi ho voluto fare anche la partita di Coppa, avevo detto che non le portavo quelle di Coppa, però l'ho voluta portare per risarcire quella partita che non ho potuto portare 2 giorni fa. Così siamo a pari. Vabbè, dai, non ha importanza, ci può stare, ci può stare. Allora, ragazzi, direi di... Andiamo così. Facciamoci le maglie, il Luserna giocherà con questa maglia, ma io le voglio un po' più scure queste maglie. Allora, lasciamogliela bianca a lui e facciamola scura noi. Bella, però. Lo stadio, giorno, notte, inverno casuale, giochiamo in casa e andiamo. Questa sarà una partita fondamentale in vista del giro di boa. Quindi, no, devo dirvi che è stato un bel campionato, ragazzi, non mi è dispiaciuto. Ah, poi vi informo che poi io andrò poi, in base a questi campionati, andrò poi a spostare per la prossima volta le promosse e le retrocesse, dove c'è la Serie B, chiaramente. Così rimane un pochettino più realistico, no? E poi la prossima volta sceglieremo magari il campionato italiano, chiaramente magari... Vedremo, non lo so. Ok, andiamo avanti, dai. Attenzione, settima giornata. E Santini che dà... Che belle le maglie con lo sponsor. Santini che dà il calcio d'inizio per Salinas. L'appoggio a Sauter. Che può avanzare. Sauter mette in condizioni Conde di proseguire. Respinta della difesa del Luserna, lancio in alto per Arkaitz, colpo di testa del nostro difensore, poi recupera Guerrero, l'autore di un gol fantastico, ricorderete nella prima giornata, lo Zita. Krasnik, può avanzare Krasnik, non c'è movimento, allora andiamo a centrocampo da Conde, si allarga per Guerrero che si spinge in avanti Guerrero, cerca l'1-2, ribattuto il suo passaggio. Poi arriva in mezzo all'aria, attenzione Santini, carica questo tiro a giro! Mamma mia ragazzi! È lento a caricare il tiro, ma quando lo carica fa male. Il pallone adesso al nostro Conde. Lo scarico in mezzo, non si può tirare, allora si deve andare all'indietro. Xelinos! Ribattuto, attenzione a Klidigi, Klidi, chiamiamolo così, non andiamo a complicarci la vita. Gentner, Arkadelt, pallone all'indietro per Ass, campo, giocatore colombiano, se non sbaglio o messicano, qualcosa del genere. Il pallone ancora all'indietro, palla in avanti, ancora la manovra. Mamma mia, gioca bene il Luserna, dobbiamo uscire da questa ragnatela di passaggi. Siamo troppo indietro, attenzione! Mamma mia, che parata! Ma che bella sta scena! Bello! Una bella parata del nostro portiere. Attenzione, c'è Dortmund pronto a colpire, invece ci va Metz che lascia sfilare, vediamo se andrà fuori. Sì. È fuori, è fuori. Siamo 0-0. Il pallone adesso messo in avanti. Colpo per Dortmund. Sbagliamo tutto, ragazzi. Attenzione, però, recuperiamo alla grande. E allora adesso ci possiamo distendere con Krasniqi. Il pallone in mezzo per Junik. Chiamiamo così questa punta. Junik. Vabbè, ci ha provato. Müller, portiere del Luserna. Luserna San Giovanni. Belle zone la Svizzera, veramente bella. Attenzione a Metz, esce Costa Dinovic, che non penso che sia svizzero. Andrea Guerrero, pallone a Conde, la palla appoggiata a Krasniqi, pallone in mezzo, attenzione, Junivek, la mette lì, Junivek, il tiro, che giocata che si è fatto questo funambolo qua, Krasniqi,
Krasniqi, mamma mia, 1-0, rivediamo, bella la palla quadrata da Visinic, guardate, op, se la sposta con la suola, bellissimo, gran gol da attaccante, lui che non è un attaccante, 1-0, gol importantissimo, lancio in avanti adesso, la palla ancora lì indietro. Si deve giocare con la testa, calcio. No, ho appena finito di dire. Dai! Il tiro adesso, mamma mia! Di Clidici. Pallone Saiter. Viene fermato. Palla che va a correre indietro. Lancio in avanti, colpo di testa. Recupera sempre il Luserna con campo. Attenzione, campo. Tiene in mezzo a due. Meyer, arriva Krasniqi, l'autore del gol. Il pallone ancora in mezzo, portato via adesso da Selinas. Dobbiamo andare, che siamo in superiorità numerica. No, minchia Santini, negli stop però sei un po' una cacca, eh. Pallone in mezzo ancora. Palla Guerrero. Cambia gioco intelligentemente, Krasniqi fa salire adesso Ozda, velocissimo, Ozda, si ferma Ozda, bello l'ingresso in sovrapposizione, la mette in mezzo, che azione ragazzi, che azione qua, ma da grande squadra questa, Vionic, mamma mia ragazzi, che azione, la grandissima squadra questa. Complimenti, mi sono alzato in piedi, mi sono battuto le mani io da solo. E devo dire che è sensazionale questa azione. Bellissima. 2-0. Ci dobbiamo rifare un po' delle partite di coppa. Bravo Metz. Attenzione però il pallone in mezzo adesso. C'è Guerrero che arriva con una forza brutale. Il pallone Metz allontana. E poi c'è il calcio di punizione. Cartellina in arrivo. Ci sta. Ah, qui ammoniscono. Qui la Master lascia non può più giocare, ma nei campionati normali ammoniscono. Che poi si è inciampato lui, eh. Vabbè. Campo. Attenzione a campo che va a girare il pallone, 2-1, solita storia, i calci piazzati, però gran gol di campo. Si riparte, dai, forza con Selinas, Santini va a girare questo pallone, poi ributtato in avanti, non buttiamo via sto 2-0 che era, dai ragazzi, forza. 42esimo. Il lancio in avanti, il tocco, bellissimo l'1-2, sale anche a dare marmotta Selenas, il pallone a Santini, carica la bomba, minchia ragazzi, ma che tiro c'ha, che io me lo vado a comprare, eh. C'ha una bomba nei piedi questo, non è a Conde, tocco indietro. Palla ancora riscaricata, si gioca molto agli scarichi. Salinas, la deviazione. Siamo ormai alla fine di questo primo tempo combattutissimo. È una bella partita, onore a Luserna che sta giocando bene. Andiamo a vedere se c'è qualche giocatore stanco. Krasniqi potremmo anche toglierlo volendo. E mettiamo. Sì. Si adegua, lascialo lì, si adeguano, si devono adeguare, non andare a guardare il ruolo, quando hai pochi giocatori si devono adeguare per forza. Genter, imparano a giocare anche lì. Pallone lungo, anch'io non ero capace a fare la pizza, adesso sono capace. Cazzo vuol dire? Ti devi adeguare anche al mondo del lavoro, e questo è un lavoro, il più bello del mondo, e tante volte non lo sanno fare bene, vero Toro? Vero Cairo, pallone in mezzo, attenzione la palla ancora, Dortmund,
Il pallone all'indietro, non ci arriva nessuno. E riparte il Luserna ancora. Questo colpo di testa bellissimo all'indietro. Esce il nostro portiere. Questo bel lancio in avanti, colpo di testa, palla messa indietro, attenzione, pronti a chiudere a centrocampo. Ora questo lancio in avanti, ma c'è il fallo sul centrocampista Meyer. E allora calcio di punizione, 52esimo, 2-1, partita in bilico, colpo di testa ad allontanare. Dai Santini che si gira, bellissimo questo pallone, ancora la palla da questa parte. Si può girare, funambolico, grande dribbling qui con le girate, poi si viene fermati, il pallone ancora da questa parte, il tocco in avanti, guardate che ho chiamato l'omino ad alzarsi, avete visto? Guardate, schiacci R3, dovrebbe essere così. Che figata, è la prima volta che lo faccio, non l'ho mai usato quella cosa lì. Perché non è facile manovrare tutto, eh. Cioè c'hai 11 giocatori da manovrare, eh. Non è facile, il pallone ancora adesso a Guerrero, Guerrero. Fa partire questo tiro, questo dannato delle caverne buie. La palla sorvola attraversa, siamo quasi al 60esimo, c'è ancora da giocare, dovremmo cercare almeno di chiuderla questa partita perché io mi conosco. Io gioco molto in attacco, per quello che prendo tanti gol. Pallone adesso a Guerrero che manovra con Conde. La palla verso Santini, c'è spazio. Attenzione, c'è spazio. Santini carica questa bomba. Dio fa, ragazzi, ma che tiro c'ha? Nella master lo andiamo a opzionare, sia lui che Okita. Sì. Oh, sì. Linea laterale, entra Sergic, non dovrebbe cambiare nulla. Il pallone adesso verso Santini, Santini lo appoggia delicato, lo mettiamo in mezzo con De Glo! Mamma mia ragazzi, da Ciccio Graziani, lui che prese lezioni da Ciccio Graziani, come colpire la palla di testa e metterla nel culo. Ah, di poco lato, porca no. Porca troia. Ancora il pallone, attenzione che qui si disinteressano tutti. Mamma mia, questo dannato qui, ancora un po', ci fa il gol. Ozda, il pallone giocato in mezzo. Rogner prova a lanciare in avanti per Santini che è alto, cerca di colpire di testa. Bello questo appoggio all'indietro, ma poco efficace. Ass, siamo al 65esimo. Ah, qui c'è fallo, regola del vantaggio, attenzione. Il pallone adesso messo in mezzo, occhio, occhio. Cos'è? Ma sarà mica rigore? Ma stai scherzando, eh? Abubakar hanno, sti cazzi, e tiene in panchina uno come Abubakar. Ma questi sono drogati secondo me. Attenzione perché adesso è entrato uno che è molto veloce, eccolo qua, occhio. Conde, il pallone adesso, bello questo defilata di prima, c'è ancora Santini, Santini carica il tiro un'altra volta, mamma mia. Vujinic. E poi la palla appoggiata ancora in mezzo e c'è fuorigioco. Dovevi dargliela all'altro di là che stava salendo. Che cazzo gliela dai a questo che è in fuorigioco? Ma sei proprio in testa di minchia senza lecca lecca in bocca, nel culo, eh? Dio fa, ma siete drogati quando giocate, Cristo. In mezzo. Bravo Santini, grande partita. Ragazzi, io però andrei a vedere un po' di cambi, cosa dite? Perché Santini se mi si fa male sono cazzi amari, però questo però che ci mettiamo, c'è Tosin da mettere, c'è Conde, non c'è nessun altro, niente, mamma mia. Onda, riusciamo a cambiarlo, Ozda? Sì, c'è Camberi, mettiamo lui. Basta, cambiamo solo il terzino, dai.
Applausi per Ozza, ha fatto una bella partita. Non è proprio standing ovation della serie. Grabban, mamma mia, non vedo l'ora di nuovo di giocarci. Selinas, pallone appoggiato, ancora il tocco delicato. Cessantini si fa anticipare. E poi bello questo appoggio di testa, un po' alla cazzo me ne frega. Comunque, pallone in avanti, Guerrero che dorme. Pallone a Conde, la palla lunga per Dortmund. La tiene lì Dortmund e la va alzare, niente. Ancora esce dalla sua area di rigore, ma esce male il Luserna. E allora la palla verso Conde. Pallone appoggiato in mezzo, c'è sempre Santini, adesso Wijkens si gira e la palla fuori, calcio d'angolo deviato. Bella la maglia a Zurigo con gli sponsor, che belle che sono queste maglie originali. Io buono un gioco come si deve, ci andava tanto fare un gioco così, ma ancora dovrebbe essere più completo, con più campionati secondo me. Santini va a mettere in mezzo questa palla, oh là. C'è Müller, 80esimo, poi forse porteremo a casa altri 3 punti. Conde, colpo di testa, la palla rimane lì. Poi qui facciamo la porcata. Attenzione ancora a questo lancio lungo, bello questo colpo di testa, l'appoggio in avanti, bello ancora Verdini che la palla Santini, Santini, parte! Porca puttana ragazzi, ma che potenza c'ha nei piedi, oh. Così, sembra di vedere Adriano, Dio. Minchia che forte che era Adriano, mamma mia, che bel calcio quello lì. La palla ancora in mezzo. E anche Ronaldo, quello dell'Inter, mamma mia, tanta roba, eh. Pallone lungo. Colpo di testa. Ancora il lancio in mezzo. Attenzione che dobbiamo uscire da quest'area di rigore il prima possibile. Bravissimo Metz che lotta sempre come un leone. La palla in mezzo a Guidine, il pallone, il tiro al volo e la palla è fuori. Grande prestazione oggi. 2-1, neanche tanta sofferenza. Entra Belocco, altro bel giocatore del Luserna. Colpo di testa, la palla, attenzione. No, 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 no. Via, porca troia. Dio buono. Colpo di testa e allontaniamo sto pallone, via, così. E finisce con una vittoria il nostro secondo episodio di giornata. Dopo la coppa, la sconfitta che ci ha costretto ad andare a casa, vinciamo contro il Luserna 2-1. Classifica, risultati, guarderemo anche la Serie A e la Serie B dell'Italia e poi ce ne andiamo. E ci rivediamo domani, chiaramente, perché oggi lavoro, quindi. Zurigo-Luserna 2-1, Grasso per Lugano 3-0, Servette Valen 1-1, cade lo Young Boys in casa 1-0 con Losanna e vince Basilea 3-0 con Sion. Classifica. Basilea prepotentemente in risalita. Servette 15 punti, Losanna 13, Sione e Zurigo 12, che lotta per i primi 4 posti, eh. Tanta roba. Basilea 11, Gallen 8, Grasshopper 7, Luserna e Lugano 6, Young Boys 4. Andiamo a leggerci la penultima giornata d'andata che faremo domani. Oh, grande scontro contro il Basilea Zurigo. Mamma mia, qui c'è una rivalità d'altri tempi, eh. Mamma, qui se le danno se si prendono. Minchia se le danno, è un derby. È un derby, Basilea-Zurigo, un derby, quindi attenzione, ma derby, uno dei derby più sentiti d'Europa questo qua, eh. Qui si fanno veramente male, io lo so per certo. Nel prossimo, contro chi giochiamo? Sion, minchia, adesso abbiamo la quinta e la terza. Va bene, andiamo a vederci la Serie A, vedremo. Allora, Serie A, vediamo un po' chi sono le prime quattro, dai. Inter, Lazio, Roma e Napoli. Classifica corta comunque ragazzi, attenzione.
Abbiamo Monza Spezia, mamma mia, il Toro mi sa che va in Serie B, eh. Se continua così, porca troia, pazzesco. Serie B invece, Parma, Spal, Reggina, bene. Perugia, Bari, Benevento, Ternana, Genova, Palermo, Reggiana, Como, minchia, Cagliari è andato giù, anche il Brescia, Madonna. Modena, Venezia, Pisa, minchia, Venezia 0 punti ancora, Madonna. Porca troia. Andiamo a vedere se un'altra squadra, però col campionato normale, eguaglia. Potrebbe il Servette potrebbe eguagliare, non è a livelli di Master League perché per gli ultimi iscritti io lo dico. Io feci una Master League con il Milan e ragazzi, se volete andarvela a vedere, basta che la cercate, andate dal primo episodio in avanti, non vi dico balle. Ho fatto 38 partite di campionato Master League col Milan senza una sconfitta. Quel record lì si può solo eguagliare. Il Servette, ci fu una squadra, forse la Fiorentina, in una Master League recente, sto guardando se parlando solo di campionato italiano, ma il Servette potrebbe eguagliare a livello di campionato normale. Però c'è meno partite, quindi non si deve neanche parlare di campionato normale, potrebbe fare un record perché se rimane nel girone d'andata senza sconfitte sarebbe un record a livello di campionato non Master League. Per quanto riguarda il Milan, io feci una Master League, è sul canale con 38 partite di campionato, stiamo parlando, senza una sconfitta. Io penso che posso solo eguagliarla una cosa così a livello di Master League. Se cercate sul canale c'è, fu una grande Master League veramente quella col Milan, mamma mia. Va bene ragazzi, io direi che per adesso è tutto, io vi do appuntamento a domani per un'altra partita con il nostro Zurigo. Due partite fondamentali, derby stracittadino no, ma ci siamo quasi, Basilea e Zurigo, una rivalità storica e poi avremo il Sion. Ciao a tutti e buona giornata.